Ricordo di essere stato appassionato fin da piccolo alla statistica. Ero il classico bambino a cui piaceva moltissimo giocare con i numeri. Quando avevo 14 anni mi venne regalato uno dei primi computer domestici. Mi piaceva moltissimo realizzare delle tabelline insieme agli amici. Pensavo che avrei sempre studiato statistica, però quando si trattò di decidere a quale facoltà iscrivermi, dovetti affrontare una piccola crisi. Perché in qualche modo la statistica mi sembrava troppo legata al gioco, facevo fatica a immaginarmi una futura professione di statistico che avesse anche una qualche utilità sociale. Erano gli anni in cui cominciava a diffondersi in Italia il mondo delle reti digitali, ero affascinato dalla prospettiva che aprivano di vedere trasformato il modo in cui comunichiamo, il modo in cui conosciamo, e così, non senza qualche incertezza, decisi di iscrivermi a ingegneria delle telecomunicazioni. Quindi hai abbandonato la statistica? Per nulla. Scoprii fin da subito che nella mia facoltà la statistica era la regina delle discipline. Per esempio, il calcolo delle probabilità serviva per codificare un messaggio digitale e poi per ricostruirlo perfettamente dopo che aveva percorso migliaia di chilometri. Oppure ricordo uno dei primi progetti di sintesi vocale in cui la statistica era fondamentale per riuscire a interpretare le regolarità fonetiche delle varie lingue. Potrei fare tanti esempi, però la sostanza è che la statistica era veramente dappertutto. E nella tua esperienza professionale? Quando ho cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, la statistica mi ha seguito sempre come un'ombra. Ho lavorato a lungo nel mondo della cooperazione internazionale e ho utilizzato moltissimo i dati statistici per valutare l'impatto dei progetti di cooperazione nei paesi più poveri. Ma ricordo in particolare un episodio che risale ai primi anni 2000, quando lavoravo in un progetto in Libano. Lì scoprii con molto sconcerto che non si realizzava un censimento dal 1932. Ecco, in quel momento ho capito che la statistica non è affatto una disciplina grigia, tranquilla, noiosa, ma è uno strumento che può anche scaldare gli animi e comunque sempre contribuire a cambiare il mondo.